Cup. Di fronte ci sono seconda contro terza, rispettivamente Boca Junior contro River Plate. La partita di selezione. Non fa bene così, io sto facendo una presentazione e tu mi ingrippi così. Comunque, il risultato vede in vantaggio per 2-1 il Boca Junior, che però anche a detta dei componenti della squadra non ha gestito benissimo il pallone nel primo tempo nonostante il vantaggio. Comunque entriamo in presa diretta della telecronaca della partita con Sarnelli adesso, che cerca di far girare il pallone poi alla ricerca di Lorenzo. Oh, è di Lorenzo o di Domenico? Di Lorenzo Roberto. Ok, ripartono ancora i Boca Junior, palla in avanti a cercare Campolongo. Campolongo contro due, cerca di rientrare, poi viene chiuso. Ha subito un fallo da taglia la tela secondo l'arbitro Stanziano alla 900esima direzione stagionale. Sandro, hanno fatto tre passaggi, ma che sei scemo? Campolongo ancora sul pallone. Il tiro ribattuto da Sarnelli in fallo laterale, ma era insidiosissimo. Adesso Cecere, se non sbaglio, dovrebbe essere il cognome. Perrone sulla palla, mette in avanti a cercare Sarnelli la lunga rincorsa, purtroppo non riesce a trovare l'incontro col pallone, quindi finisce sul fondo. Cecere ancora. È Cecere il cognome, sì. La Caroma cerca di intervenire sul pallone, non ci riesce. Ancora taglia la tela. Rimontato, Campolongo in mezzo a tre. Il tiro! Ed è un palo incredibile da parte di Campolongo, che già esultava per il gol di Lorenzo. Cercano ancora una sortita offensiva i River Plate, poi la palla viene letteralmente spazzata in avanti. Qua, qua, guarda me. Vai, Vasca, vai, Vasca, Zacca. Giriamoci, giriamoci. Palla ancora in avanti a cercare Sarnelli, in mezzo a due. Sarnelli mantiene il possesso palla, poi cerca di girarsi, non riesce nell'ultimo intento di tirare. Poi Campolongo cerca di girarsi, ma riguadagnano ancora palla quelli del River Plate. Sarnelli incrocia, ma il pallone viene deviato in calcio d'angolo. Ancora Sarnelli sul pallone, cerca il tocco sotto, interviene Nakaroma. Sì, Nakaroma. Il pallone viene deviato in fallo laterale dallo stesso, quindi i River Plate si tengono in avanti con Perrone questa volta. Di Lorenzo. Seguiamo ancora un'ultima azione, il tiro finisce sul fondo, chiudiamo qui il collegamento.